Ora vediamo che cos'è la capacità termica. Intanto diciamo che la capacità termica è un concetto che si riferisce ai corpi e non alle sostanze, quindi sarebbe sbagliato dire la capacità termica di una sostanza. Dopo vediamo meglio perché. Mentre invece il calore specifico si riferisce alle sostanze e non ai corpi, quindi sarebbe sbagliato dire calore specifico di un corpo. Quindi bisogna dire calore specifico di una sostanza e capacità termica di un corpo. La definizione della capacità termica di un corpo è questo rapporto fra la quantità di energia o di calore che viene fornita al corpo e l'aumento di temperatura che produce. L'unità di misura è Joule su Kelvin. Se immaginiamo che il riscaldamento sia di un Kelvin solo, allora la capacità termica di quel corpo sta a significare quanto calore bisogna dare a quel corpo per far aumentare la sua temperatura di un grado. E infatti questo è il significato intuitivo dell'unità di misura Joule su Kelvin, cioè quanto calore in Joule bisogna fornirgli per fare aumentare la sua temperatura di un Kelvin. Infatti la capacità termica di un corpo è la quantità di energia necessaria per aumentare di un Kelvin la sua temperatura. Per capire la relazione che c'è tra la capacità termica e il calore specifico, riscriviamo questa formula, che è la definizione di capacità termica, isolando il calore Q. Quindi Q uguale C per delta T, in questo modo. Questa formula è intuitiva perché abbiamo detto che la capacità termica è la quantità di calore da fornire al corpo per riscaldarlo di un grado. Ma se io lo voglio riscaldare di, per esempio, 10 gradi, allora devo moltiplicare per 10, perché la capacità termica si riferisce al riscaldamento solo di un grado, quindi devo fare per 10 gradi. Ma già conoscevamo quest'altra formula che ci diceva come calcolare il calore necessario per riscaldare, diciamo, di 10 gradi, quel corpo che aveva massa M. Immaginiamo che si tratti di un blocco di ferro da 5 kg. Dal confronto fra queste due formule, visto che entrambe esprimono il calore necessario per riscaldare questo blocco di 5 kg di 10 gradi, allora uguagliando questi due calori, troviamo che la capacità termica di questo blocco di ferro corrisponde al calore specifico moltiplicato per la sua massa. Quindi la capacità termica è il calore specifico per la massa del corpo. Perciò se io voglio calcolare il calore che è necessario fornire a questo blocco da 5 kg di ferro per riscaldarlo di 10 gradi, posso fare in due modi, che poi la formula è sempre la stessa. Il primo modo, se io già conosco la sua capacità termica, la moltiplico per 10 gradi, perché la capacità termica era il calore necessario da fornire a quel corpo lì, a quel blocco di ferro, per riscaldarlo di un grado. Oppure, se io conosco il materiale che lo costituisce, quindi il ferro, e conosco la sua massa, 5 kg, allora posso usare quest'altra formula e trovo lo stesso risultato, cioè il calore che serve per riscaldare questo blocco da 5 kg di 10 gradi. Da queste formule si capisce anche perché il calore specifico si riferisce alle sostanze e la capacità termica invece ai corpi. Infatti non avrebbe senso chiedersi qual è la capacità termica del ferro, perché se io ho soltanto un chilo di ferro, o anche meno, diciamo un etto di ferro, la sua capacità termica è piccola, essendo il calore necessario per riscaldare un etto di ferro di un grado. Ma se io ho 10 kg di ferro, la sua capacità termica è maggiore, perché io devo riscaldare di un grado non più un etto di ferro, ma 10 kg, cioè 100 volte tanto. Quindi la capacità termica dipende da quanti chili ho di ferro e non soltanto dalla sostanza. Quindi la capacità termica dipende da tutte e due le cose, dipende dalla sostanza, il ferro, ma dipende anche da quant'è la massa, cioè quanti chili ho di ferro. Invece il calore specifico dipende soltanto dalla sostanza, perché nella definizione di calore specifico bisogna prendere sempre la massa di un chilo. Infatti il calore specifico era definito come la quantità di calore necessaria per riscaldare di un grado un chilo di sostanza. Quindi essendo la quantità fissata perché è un chilo, allora il calore specifico dipende solo dalla sostanza. La capacità termica invece dipende dalla sostanza e dalla massa
che ho di quella sostanza. Quindi si riferisce al corpo, cioè sostanza e massa. Anche il libro Amaldi spiega che la capacità termica dipende dalla sostanza di cui è fatto il corpo e dalla sua massa, e riporta anche la formula capacità termica uguale calore specifico per la massa. Vediamo anche giustamente che le unità di misura tornano, perché in questa moltiplicazione il chilogrammo si semplifica e rimane joule su Kelvin.